Innanzitutto vorrei precisare che la nostra non è un'iniziativa contro, ma è un'iniziativa a favore, per il recupero delle tradizioni storiche, culturali, sociali che contraddistinguono il nostro meraviglioso territorio. Perché non è possibile immaginare la costruzione di cittadini per il futuro nel momento in cui non si ha rispetto e amore per quanto riguarda le proprie tradizioni. Io utilizzo una metafora, la metafora dell'albero. Un albero non può avere fronde aperte, pronte ad abbracciare gli altri, se non ha radici che siano radici solide. E noi non possiamo consentire che secoli di tradizioni, di usi e costumi vengano asfaltati da una moda meramente consumistica. La festa di Halloween è una festa che ha origini oscure, qualcuno dice anche di natura satanica, ma comunque non entriamo in merito, rispettiamo tutte le culture, ma desideriamo che venga assolutamente valorizzata anche la nostra cultura che nell'ultimo periodo si è proprio dispersa. In particolare le nostre scuole hanno inteso ritornare ai valori della festa di ogni santi e al suo significato come valore religioso, nonché ai valori locali, tradizionali, culturali, rispetto della legge 9, ma anche rispetto veramente della persona, della nostra sicilianità, del nostro essere persona, anche al recupero di quelle tradizioni antiche che riguardavano i bambini, come per esempio apparecchiare la tavola la notte di ogni santi in attesa della visita dei morticini con dell'acqua, del pane, del cibo frugale semplice e a magari vedere il risveglio il 2 mattina dei nostri bambini che cercano ancora come si faceva in un rituale antico, ancestrale nella nostra tradizione, le noci, la frutta secca, i pezzettini di torrone avvolti nella carta e nascosti nelle scarpe, invece di giocattoli costosi, di gadget inutili, di filate un po' strane. Per carità, non andiamo contro a quello che è il processo interculturale che chiaramente ci consente con spirito aperto la tolleranza verso tutti e verso le tradizioni di tutti. Ma andiamo al recupero di quella che è la nostra tradizione, proprio perché non è possibile che addirittura venga oscurata da altre, sicuramente meno significative per la nostra cultura. Sicuramente abbiamo deciso di aderire all'iniziativa contro una festa che non ci appartiene come usanza, come costume, perché non credo che vestirsi da streghe o vestirsi, ecco, da scheletri possa formare, a mio parere, le giovani generazioni, né tantomeno includere nelle nostre feste quello che non è mai stato all'interno della tradizione, non solo sicula, ma anche italiana. Cioè, noi avevamo un culto dei morti che era strettamente legato a dei valori che indubbiamente nella società di allora erano religiosi, ma erano anche culturali, perché riavvicinava le generazioni, sia quelle del passato e quelle del presente, in maniera che si collegasse al culto dei santi, perché giorno 1 è la festa dei santi e da noi si va al cimitero proprio giorno 1 ed è un valore prettamente religioso questo, in quanto nella nostra religione, che un tempo naturalmente era molto più diffusa, però che comunque costituisce la radice giudaico-cristiana del mondo occidentale e quindi del nostro anche mondo, i morti risuscitano e quindi hanno praticamente un'equivalenza di santità. Anche quest'anno ho sentito la necessità, così come avevo fatto l'anno scorso, di diffondere una circolare ai docenti e di partecipare all'iniziativa dei colleghi per rendere visibile sul territorio questo nostro intento, che è un intento educativo.
che non vuole essere in sé una crociata contro Halloween come conoscenza culturale di altri popoli o di altre nazioni. È un tentativo di mantenere in vita e valorizzare le nostre tradizioni, senza accettare passive emulazioni, senza essere terra di conquista culturale di tradizioni altrui che in altri contesti sociali hanno un significato perché attiene alle proprie radici. Qui da noi si è negli ultimi anni, direi nell'ultimo decennio, trasformato in una sorta di attività puramente commerciale. Allora, si tratta di un'iniziativa che si ripete per il secondo anno consecutivo. Nasce dalla consapevolezza che molto spesso i nostri ragazzi non conoscono le tradizioni della terra in cui sono nati e in cui crescono. In realtà negli ultimi anni ci siamo accorti che si è diffusa la moda di Halloween. Parlo di moda perché molti non conoscono assolutamente né l'origine né le motivazioni per cui si celebra nei paesi, soprattutto anglosassoni, questa ricorrenza. E per molti dei nostri ragazzi è diventata soltanto un'occasione di festa, un'occasione in cui mascherarsi, fare una festa senza senso, una sorta di carnevalata. Allora abbiamo deciso di riscoprire le nostre tradizioni. Noi siamo legati ad una tradizione molto bella che appartiene, credo, a tutte le civiltà, ma quella nostra si può riferire al mondo latino, ed è il culto dei morti. Allora bisogna che i ragazzi conoscano le loro tradizioni, conoscano le modalità in cui queste tradizioni poi venivano, si esplicitavano, per esempio i dolci che venivano regalati ai bambini, ed è secondo noi un modo per vivere anche un concetto molto difficile come quello della morte in maniera più serena, perché il dolce portato ai bambini per noi rappresenta anche una sorta di continuità tra la vita e la morte, il defunto che in qualche modo continua a vivere nel ricordo e in questo legame con il mondo dei vivi. E niente di, come è stato spesso detto, non abbiamo nulla né contro Halloween né contro le tradizioni che vengono da altri paesi, al contrario siamo convinti che bisogna conoscere e bisogna rispettare tutte le tradizioni, però per farlo in maniera consapevole bisogna anche conoscere ed essere consapevoli delle proprie origini e delle proprie radici, anzi siamo convinti che non si possa veramente essere cittadini del mondo se prima non si è cittadini della propria terra, consapevoli della propria storia e quindi anche della tradizione che ci lega al nostro passato. Vorrei anche precisare che siamo una ventina di dirigenti scolastici, però molti altri hanno segnalato il desiderio di unirsi e di sviluppare iniziative simili. Iniziative che saranno dipendenti dal particolare territorio, dalle particolari tradizioni, eccetera. In particolare nella mia istituzione scolastica ho intenzione di far venire delle nonne all'interno di ogni singola classe in modo tale che vi sia confronto tra generazioni, nonne che possano raccontare quelle che erano le proprie emozioni, quelle che erano le proprie istanze, quelle che erano le proprie tradizioni. Tutto ciò in un confronto tra generazioni e nella comune consapevolezza che senza avere memoria del passato, il futuro si prospetta cieco e pieno di incognite. Soltanto l'amore per la propria storia consentirà un futuro luminoso per i nostri ragazzi. Che qual è il significato del travestirsi da streghe, da mettersi le zucche, ecco, con i lumini per noi? Non c'era nella nostra tradizione, oltretutto non abito i ragazzi a un incontro fra il mondo immanente e il mondo trascendente, ma li abito a fare cosa? A consumare, a comprarsi i costumi di scheletri, le maschere di streghe, le maschere sanguinanti, quindi certamente a mio parere spinge alla violenza, spinge all'orrido. Che non ci appartiene e non dovrebbe, secondo me, neanche entrare nella cultura dei giovani di oggi, perché è qualcosa
del mondo anglosassone, che però aveva comunque una spiegazione, che magari poteva essere una spiegazione mista, religiosa e pagana, ma che oggi è diventato soltanto un modo per far divertire i giovani in una maniera diversa, perché spesso si consuma alcol, probabilmente si farà anche altro, ma in ogni caso questo mascherarsi, che era solo legato al carnevale da noi, quindi a quel levare la carne di cui chiaramente diciamo vi è la radice nel carnevale, e che oggi invece nella festa di Halloween diventa un modo di far vivere il brutto. Cioè io non vedo nessuna educazione al bello in questa tradizione che non ci appartiene. La festa in sé non rientra tra le tradizioni che i nostri avi, la nostra cultura, le nostre radici latine, umanistiche, cristiane ci hanno tramandato. Io stessa, che sono stata da insegnante di lingua e letteratura e cultura straniera, mi sono fatta carico di far conoscere agli alunni le tradizioni inglesi, anglosassoni, anche portando loro a conoscenza della tradizione di Halloween. Per cui vorrei chiaramente distinguere due aspetti. Una è la conoscenza culturale di altre civiltà, di altri popoli, di altre culture, che è ciò che arricchisce per l'apertura mentale, per la comprensione, e che porta a quel relativismo culturale a cui la scuola nella sua massima espressione deve arrivare. Una cosa è invece l'emulazione passiva, fine a se stessa, sganciata da ogni rito familiare, da ogni conoscenza, da ogni tradizione, è semplicemente ridotta a consumismo, a mascherata, perché alla fin fine io vedo anche qua nella piazza, poi la serata del 31, scorazzare tra virgolette gruppetti, piccole bande di ragazzini travestiti da streghe diavole, urlare, fare urla e fare tutto sommato nient'altro che confusione. E questa è semplicemente mera emulazione passiva dell'aspetto più deteriore di quello che può essere invece la tradizione nei paesi di origine celtica anglosassone, dove magari ha una continuità con le proprie radici. Quindi vorrei puntualizzare che non è una crociata contro Halloween, è una crociata contro la degenerazione di Halloween, ridotta a mera mascherata comune, senza finalità né educativa né formativa eccetera, quando in realtà poi a fronte di ciò io noto che si va sempre più di anno in anno tralasciando quella che è la nostra radice invece cristiana, che è quella della rivalutazione della festa sia di tutti i santi e sia dei defunti, che tra di loro poi le due date sono collegate non casualmente.